Ciao amici, oggi andiamo al passo del Tonale. Siamo Marco e Lucia, canale Excursioniamo. Se siete per la prima volta su questo canale, siamo soliti fare escursioni in montagna. Oggi però faremo un'escursione in bicicletta. Percorso che si presta alle gravel o alle mountain bike, anche i bike, e ci porterà dal comune di Commezzatura fino al passo del Tonale. Volendo potete partire anche da Mezzana raggiungendo in treno sulla ferrovia Trento-Malé questa stazione che è assolutamente attrezzata per le bici, c'è anche noleggio bici, punto assistenza bikers e da qui potete prendere lo stesso percorso che vi proponiamo oggi. Superata Mezzana, arriviamo in breve all'abitato di Pellizzano. Sino a qui il percorso è tranquillo, un po' di salite ma lievi, qualche lieve discesa, tutto regolare. Sino all'abitato di Ossana seguiremo sempre la ciclabile della Val di Sole. Passato il camping di Ossana, lasceremo la ciclabile Val di Sole che va in direzione Val di Peio per procedere invece in direzione Vermiglio, lungo una strada forestale che è stata recentemente asfaltata. E proprio al cospetto del castello di San Michele di Ossana si prende verso destra la strada seguendo indicazioni di Vermiglio. Ci sono anche tanti trail di mountain bike indicati che si possono prendere da questo sentiero. Vedete, fondo asfalto nuovo di fiamma, una volta era un gravel. Stanno completando i lavori di pavimentazione proprio in questi giorni. Qui sta diventando a tutti gli effetti una bellissima strada ciclabile, adatta a tutti i tipi di bike, incluso anche quelli da strada, e quindi si prospetterà per il futuro una bellissima salita fino al passo del Tonale. E lasceremo questo itinerario anche sulla piattaforma Komoot, sotto il link per seguirci. Ora ci troviamo ai bellissimi laghetti di Vermiglio, troverete punto acqua, punti ristoro, punti relax, punti barbecue, punti shop, tutti i punti che volete. E sopra di noi l'abitato di Vermiglio. Passati i laghetti, il nostro itinerario prosegue costeggiando la destra orografica del torrente Vermigliana. Qui l'asfalto ci abbandona un pochino e c'è qualche breve tratto di sterrato, comunque fondo sempre compatto. Dai, E dopo aver affrontato un paio di tornanti su strada provinciale asfaltata, passiamo
Raggiunta la Baita Velon, si prosegue verso sinistra, seguendo il sentiero in direzione del Tonale, e qui riprende un bello sterratone. Con grande meraviglia ci siamo ritrovati in una strada forestale di fondovalle, tutta sterrata. Ora ha ripreso a salire e siamo notevolmente più bassi rispetto alla strada statale del Tonale, che passa proprio da sopra a mezza costa. Siamo arrivati al bivio di Rocca Marcia, 1560. Adesso proseguiamo in direzione Tonale. Con la mia e-bike sono salita a livello 3, velocissimo, e adesso qua... Causa chiusura della strada e anche un errore nella deviazione, ci è toccato fare un pezzo di sentiero portando la bici. Ora siamo di nuovo sulla stradella forestale. In 5-6 tornanti dovremmo essere al Tonale. Arrivati al passo Tonale. Quasi. È lì, è dietro di noi. Qui abbiamo fatto una tappa pranzo veloce, velocissima, perché avevamo un po' di corto energetico e ora 20... Sì, no, aspetta. Allora, abbiamo fatto 24 km per arrivare fin qui, un bel dislivello, che non so esattamente quanto sia, in un 3 ore. Sì, lo so, non è un tempone per un ciclista, però... Beh, non siamo ciclisti. Non siamo ciclisti, siamo escursionisti, quindi accontentatevi della prestazione scadente. Vabbè, ci si prova. Bene, adesso procediamo, poi dovremo arrivare fino là, all'ospizio San Bartolomeo, e da là si troverà forse la strada per scendere. Speriamo. Sul versante opposto, quello di salita. Verso casa. Per fare un anello un po' ovale. Proprio qua sopra di noi il Monte Tonale Orientale, che abbiamo salito la scorsa estate, scheda del video sopra. È una bella escursione che vi consigliamo, ovviamente a piedi, non in bici. Siamo all'ospizio San Bartolomeo. Questo è il punto più alto del nostro itinerario, siamo sopra i 1900 metri e quindi dal punto di partenza a qui sono oltre 1000 metri di dislivello positivo. Adesso si scende. Abbiamo appena toccato l'ex Forte Mero, la discesa prosegue all'interno del bosco, un fondo bello, compatto, con pochi sassi importanti, quindi scende bene. Molto piacevole, fresco, rilassante. Top! Purtroppo abbiamo fatto un errorino sul percorso e... abbiamo sbagliato un bivio e quindi l'idea di arrivare fino ad Ossana percorrendo una traccia forestale poco sovrastante la strada statale è andata a farsi benedire, quindi abbiamo dovuto fare un pezzo di strada statale, la vedrete nella traccia GPS, e ora ritorniamo giù in direzione di Baita Velon e quindi da lì in poi riscendiamo per lo stesso percorso della andata. Oh,
giro complessivamente è piuttosto impegnativo, quindi lo consigliamo solo a persone allenate o persone e bike equipaggiate. Iscrivetevi al canale, ciao, alla prossima!